Ciao a tutti, oggi in questo nuovo video vi voglio parlare di aziende, nello specifico come scegliere le aziende in cui andare a lavorare, in cui andare a spendere le vostre forze. Allora, ci sono chiaramente diversi fattori che possono incidere su questa scelta. Primo fra tutti è chiaramente il vostro grado di esperienza, o meglio da dove partite, perché ci possono essere vari momenti della vostra carriera in cui fare delle scelte di questo tipo e in cui i fattori che influenzano queste scelte sono chiaramente diverse. Se siete di inizio carriera farete determinate scelte, se siete, diciamo, dopo le prime esperienze farete altre scelte, se siete già in una fase magari avanzata, quindi la vostra seniority è parecchio alta, probabilmente farete scelte di un altro tipo. Chiaramente, in modo anche abbastanza logico da un certo punto di vista, paradossale da un altro, più andrete avanti con l'esperienza, più sarà difficile fare determinate scelte, perché man mano che si cresce bisogna essere molto anche introspettivi e capire quale può essere il proprio futuro e in quale ambito ci si vede meglio, si vuole andare a spendere le energie, perché ad inizio carriera diciamo tra virgolette va bene tutto, l'importante è imparare. Quando si cresce e quando aumenta la propria esperienza, chiaramente si deve andare in una direzione estremamente mirata. Però voglio fare una carrellata, ipotizzando una carriera intera di una persona che vuole fare il developer o comunque spendersi in questo ambito. Parliamo quindi per esempio di prima azienda. La prima azienda, dal mio punto di vista, deve essere un'azienda in cui ci sia prevalentemente un ambiente sano, in cui poter muovere chiaramente i primi passi e fare veramente un sacco di esperienza grazie all'esperienza appunto delle persone che sono all'interno dell'azienda. Quindi se dovessi identificare delle caratteristiche di queste aziende, dovrebbero essere, dal mio punto di vista, sono assolutamente consigli personali che cerco di dare anche a voi, delle aziende in cui esistono degli ambienti sani, quindi potenzialmente anche delle aziende piccole, però in cui si è molto seguiti, perché ad inizio carriera, dal mio punto di vista, è molto utile lavorare alle spalle di persone estremamente esperte da cui imparare il più possibile, essere praticamente delle spugne. Questo nelle aziende piccole è chiaramente più facile, perché nelle aziende piccole logicamente le persone che sono all'interno dell'azienda hanno un valore. Aziende più grandi e strutturate chiaramente danno immediatamente prima anche una capacità di far vedere come vengono strutturati i progetti, come si lavora in team, però potenzialmente si è meno seguiti, quindi si è un po' più lasciati a se stessi. Il rischio di fare le cose non immediatamente in modo professionale o non immediatamente nel migliore dei modi, ecco, è più alto. Quindi il mio consiglio è quello di trovare come prima azienda un'azienda che sia medio piccola, ecco, in cui poter attingere dalle esperienze di persone più esperte. Quindi il fatto che all'interno dell'azienda ci sia una persona con un'esperienza maggiore della vostra, questa è comunque una caratteristica che in qualsiasi caso, in qualsiasi azienda andate, dovrebbe essere sempre presente, altrimenti non si impara da nessuno. All'interno dell'azienda ci sia una persona con più esperienza rispetto a voi dal punto di vista tecnico è un fattore molto importante quando iniziate a scegliere le prime aziende, in modo tale che comunque avete potete ricevere in forma diretta o indiretta l'esperienza di altre persone su come si lavora, perché chiaramente essendo la prima opportunità non sapete quasi nulla o poco di come si lavora anche in modo professionale. Quindi è molto importante che ci siano queste figure, ci sia questo tipo di approccio all'interno della prima azienda. Dal punto di vista economico, come prima azienda, io non mi farei sinceramente grossi problemi. Io mi ricordo la primissima azienda in cui ho lavorato, c'era ancora la lira, io guadagnavo 500.000 lire al mese e andava bene così, perché comunque, vabbè,
ero molto giovane, mi poteva andare bene anche come stipendio, chiaramente adesso non andrebbe più bene, anche perché è proprio un discorso anche di età, di necessità, però come prima esperienza andava benissimo perché io imparavo tantissimo. L'aspetto economico sì, era importante, ma non più di tanto, però mi interessava imparare veramente tanto. Quindi io come primissima opportunità veramente vi consiglio di non farvi particolari problemi. L'importante è entrare e iniziare a fare le esperienze, chiaramente facendo un ambiente sano. Se vedete che entrate in un ambiente non sano o in cui siete molto tarpati, vi tarpano le ali dal punto di vista di quello che potete imparare, ecco, allora lì è meglio cambiare fin da subito. Dopo aver fatto le prime esperienze in azienda, quindi dopo diciamo la prima azienda, ne vogliamo aggiungere ancora una seconda, un'opportunità, una terza, diciamo, allora in questo caso io vi consiglio di andare a cercare delle aziende in cui potete specializzarvi in un ambito specifico, perché chiaramente con la prima azienda avrete fatto probabilmente di tutto, non sarete già diventati back-end developer, front-end developer, cioè non vi sarete già immediatamente specializzati su qualcosa, avrete iniziato a muovere i primi passi. Come seconda, terza azienda, allora potete invece andare a verticalizzare le competenze. Dovete intendere un po', diciamo anche le aziende in cui andate a lavorare come formative per voi stessi, quindi le prime dovrebbero essere quelle che costruiscono diciamo uno zoccolo di competenza abbastanza orizzontale, quelle successive invece vanno a far verticalizzare le vostre competenze su quello che può essere l'ambito per voi preferito, e che mi auguro che con le esperienze fatte all'interno delle prime aziende e magari fatte anche attraverso la partecipazione a meetup, community, eventi e quant'altro, avrete capito che fa più per voi. Quindi andrei a cercare delle aziende in cui potersi specializzare in questi ambiti. I concetti più o meno sono gli stessi, quindi andate sempre a cercare realtà in cui potete imparare da qualcuno all'interno dell'azienda. Però rispetto alla prima tipologia di aziende, o meglio aziende che sono adatte come prime esperienze, in questo caso allora vi consiglio di cercare aziende più strutturate, aziende magari più grandi, potenzialmente anche aziende di consulenza, non body rental, però aziende di consulenza in cui magari vedere come si lavora in un modo più strutturato, come si lavora a progetti più grandi, come si lavora in team, magari in team distribuiti, come si lavora da remoto. Ecco, per esempio, una cosa che non ho detto, come primissima esperienza il lavoro da remoto lo consiglio il giusto, nel senso, all'inizio non sapete fare veramente granché dal punto di vista lavorativo, non tecnico, dal punto di vista lavorativo non avete queste grandi esperienze, quindi lavorare immediatamente da remoto potrebbe non funzionare particolarmente, quindi dovrebbe per le prime esperienze essere una situazione magari ibrida, con un po' in presenza, un po' da remoto, e poi nel tempo, nelle esperienze successive, convertirsi totalmente sul remoto, perché non avete ancora la capacità di organizzare la vostra, magari la vostra giornata, il vostro tempo, lavorare in maniera strutturata, quindi anche questo deve essere un processo che si impara col tempo. Quindi come prima esperienza lavoro da remoto, sì e no, le altre assolutamente sì. Quindi se nelle aziende successive riuscite a trovare ambienti strutturati dove si lavora in team distribuiti, magari anche internazionali, ecco lì state veramente verticalizzando le competenze ed è quello che assolutamente consiglio. Poi c'è tutto l'aspetto che riguarda cosa fare da grandi, perché dopo che avrete superato 2-3 aziende, mediamente saranno passati magari anche 10 anni, 10-15 anni, perché chiaramente non dovreste considerare di stare in un'azienda 2 anni, a meno che non vi faccia proprio schifo. Teoricamente in un'azienda ci si sta magari anche 3-4-5 anni, quindi ora che ne avete fatte 3 magari sono passati 15 anni. A quel punto avrete un bel po' di seniority sulle spalle e a quel punto avrete capito diverse cose dell'ambiente, avrete capito diverse cose di voi stessi, avrete capito diverse cose di quello che vorreste fare. E qui si aprono diverse strade. Molte non portano neanche a evoluzioni tecnologiche, cioè sì, potete continuare a rimanere developer per tutta la vita,
spostarvi magari sul fronte architetture, spostarvi su applicazioni distribuite, però molti prendono altre strade che possono essere quella del management, possono essere quella dell'advocacy. Quindi qui serve identificare in voi stessi, fare un lavoro molto di introspezione per capire qual è la strada che vorreste prendere. Qui, diciamo, dopo anni e anni di esperienza, un po' riuscite a capirlo. Quindi, di conseguenza, andare a capire qual è o quali sono le aziende in cui andare a fare questo tipo di attività diventa un esercizio molto più certosino, perché trovare aziende in cui poter coniugare, per esempio, una parte di sviluppo su determinate applicazioni, su determinati linguaggi che volete imparare, su cui volete specializzarvi, di cui magari volete parlare, perché è molto importante anche in questa evoluzione inserirci attività di public speaking, partecipazione a community, produzione di materiali, per arrivare a fare attività di management, di advocacy e anche fare architettura. È necessario comunque fare tutto un percorso, ovviamente formativo, ma fatto anche di divulgazione, potenzialmente di partecipazione a progetti open source. Quindi nel tempo avrete capito determinate cose di voi, di dove volete andare. Chiaramente qui diventa molto più difficile, potenzialmente è difficile farcela da solo, fare questo ragionamento. Probabilmente sarà molto più facile invece confrontarvi con qualcuno, con anche gruppi di altre persone esperte che vi possono in qualche modo dire la loro, per capire quale può essere la vostra strada, perché più andate avanti più si fa difficile. Non è solo un discorso economico, chiaramente incide molto man mano che si va avanti, perché man mano che sale la seniority sale, e non di poco, anche l'esigenza, ma anche la possibilità di avere ottimi stipendi, però sale anche il grado di responsabilità. Quindi quanto più siete pronti ad accettare determinate responsabilità, che vuol dire fare più divulgazione per l'azienda in cui andate a lavorare, sui temi che questa azienda tratta, o assumervi responsabilità dal punto di vista dei rischi che questa azienda si prende nel sviluppare determinate applicazioni, quanto più chiaramente il vostro stipendio va a aumentare. E qui diventa particolarmente difficile andare a trovare quelle aziende, perché sono molte meno, sono molto, magari anche molto grosse, però andare a trovare quei valori che voi cercate diventa veramente un'attività molto molto impegnativa. E qui è un po' come se doveste fidanzarvi. Non saranno mai le aziende definitive, ma quando fate questo tipo di lavoro, dopo le prime due o tre aziende, come vi dicevo prima, in cui teoricamente avrete fatto più esperienza sia a livello di soft skills sia a livello tecnico, tutte le altre diventano veramente un lavoro molto 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 certosino, e i cambi di azienda saranno anche molto meno frequenti. Probabilmente andrete a impegnarvi sempre più a lungo, perché avrete fatto un lavoro sempre più dettagliato, questo lavoro verrà fatto anche su di voi, e quindi è molto importante andare a scegliere le aziende in cui i valori dell'azienda coincidono con i vostri. Ho fatto un discorso un po' articolato, confuso forse, spero sia passato il messaggio. Comunque, se siete arrivati a questo punto della carriera, è estremamente importante confrontarvi. Lo è in tutte le fasi, ma in questa fase qua, per capire in quale azienda andare a spendersi, andare a contribuire con le proprie forze, è molto importante confrontarsi. Quindi, questi sono i miei consigli. Ve ne voglio dare altri due velocissimi generali. Allora, il primo è: informatevi sempre sulle aziende, cercando magari anche di mettervi in contatto con attuali dipendenti o ex dipendenti per capire com'è l'ambiente, perché ci andrete a lavorare fisicamente o da remoto, comunque ci avrete a che fare. Quindi informatevi molto bene su quello che è l'ambiente.
oltre che chiaramente il modo in cui si lavora, i progetti su cui si lavora, cioè cercate di fare un'attività di ricerca su questa azienda, perché ci starete insieme per diverso tempo, quindi è giusto investire parte del tempo per andare a capire se effettivamente sono le realtà che fanno per voi, perché proprio ci spenderete molto tempo insieme. Un'altra questione su cui voglio mettere ulteriormente un'ulteriore sottolineatura è il discorso dello stipendio, fattore economico. È sicuramente un fattore, ma non deve essere mai il drive principale per cui vi spostate da un'azienda all'altra. Cioè non fate l'errore di dire ma sì, qui guadagno X, vado di là perché mi danno Y e basta, solo per questo. Perché questo vi mette nelle condizioni di essere, tra virgolette, dei mercenari, ma poi di non fare mai realmente le scelte giuste in funzione di quello che può funzionare per la vostra carriera. Cioè se vi focalizzate esclusivamente sul fattore economico per scegliere se un'azienda sì o un'azienda no, la state prendendo dal punto di vista sbagliato, perché potenzialmente un'azienda può avere più forza economica per tutta una serie di motivi, ma poi avere un ambiente di lavoro tossico per voi. E quindi non fatevi condizionare troppo da questi fattori, da queste caratteristiche. Vi voglio anche dire che la prossima settimana, o comunque nelle prossime settimane, farò una live in cui risponderò ad alcune delle domande che sono state fatte sotto gli scorsi video, compreso questo se farete delle domande, e a tutte le domande che chiaramente verranno fatte in live. Quindi sarà una sessione Q&A, Ask Me Anything, in cui appunto poter fare qualsiasi tipo di domanda e ricevere risposte. Quindi spero di vedervi numerosi. Quindi questi erano i miei consigli su come scegliere quelle che sono le aziende che possono fare per voi, i lavori che possono fare per voi durante la vostra carriera lavorativa. Ovviamente non è un tema particolarmente semplice a cui si può rispondere semplicemente con un video. L'ideale sarebbe poter parlare con ognuno di voi e rispondere alle vostre situazioni specifiche. Se volete, sapete come fare, c'è il gruppo Telegram, c'è Instagram, ci sono i commenti sotto il video, insomma i modi per mettersi in contatto con me e con tutto il team di Tomorrow Devs ci sono, e quindi fatevi sentire. Vi ricordo anche, per chi non lo sapesse ancora, che se siete interessati a un percorso di mentorship, esiste realmente il percorso di mentorship proprio di Tomorrow Devs, indirizzato a junior, cioè persone che partono realmente da zero, persone che vogliono fare upskill e anche persone che sono interessate a semplicemente delle mentorship on demand. Noi ci salutiamo, ci vediamo in un prossimo video e vi auguro buon proseguimento. Ciao!